Mio figlio l'altro giorno mi ha regalato una lampada molto bella, piantana, ma articolata, snodata, una bella lampada. Lui fa i mercatini. E allora ho detto, toh, mi ha fatto un regalo. Arrivo a casa, la accendo e non funziona. E vedo che l'interruttore che è situato sulla parte della cupola della lampada è rotto. Mi sembrava strano che potesse regalarmi una cosa che funziona. E allora, con un po' di pazienza, ho provato a vedere se era possibile ripararla, ma era alquanto difficile perché era fatta in modo tale che il filo era comunque estremamente troppo corto e per lavorare, per riparare l'interruttore, c'era un blocco unico che non si poteva smontare. E c'erano dei fili che non si riuscivano ad estrarre, per cui insomma non c'era lo spazio per lavorarci. Ma a furia di dai e dai sono riuscito a smontarla e a ripararla. Adesso magari non è più esattamente come quella di prima, si vedono dei fili che spuntano un po' più, ma insomma adesso funziona. Allora ho scoperto che insomma ci sono ancora alcune potenzialità, insomma riesco ancora a fare qualcosa, ma me la cavo a farmi anche dei piccoli lavoretti, insomma anche in casa, queste cose qua. Allora ho deciso che insomma mi devo anche mettere in gioco, insomma, no? Non sono proprio ancora da buttare via. Sono anche un po' stanco di leggere tutte queste cose per gli altri, che poi, insomma, tutto sommato, ho deciso che mi devo mettere a cercare una donna. Voglio una donna. Pensavo, insomma, che razza di donna mi andrebbe bene? Ci ho pensato, insomma, cosa voglio? Perché non è facile decidere cosa si vuole, no? Cosa si desidera da una donna, da una possibile compagna, insomma, no? Hai una certa età, non puoi pretendere troppo, no? Allora, più che non le qualità, vai a cercare le cose che non dovrebbe avere. Ti dice, non è che la voglio così, 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 perché insomma sarebbe anche difficile dire la voglio così, 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 ma non la vorrai così, insomma, ecco, le cose che non vuoi, che non vorresti, perché poi, insomma, magari si arriva sempre a dei compromessi, ci si adatta, insomma, no? Cos'è che non vorrei? Come non la vorrei? E quindi come la vorrei, insomma, per conseguenza, insomma, una possibile compagna. Allora, una possibile compagna per me, se poi qualcuno ha questi requisiti, mi raccomando, mi scriva, io, insomma, nel mio piccolo non sono ancora proprio da buttare via, insomma, no? Qualcosa so anche fare in casa, insomma, un po' di conversazione, si può fare. Sono abbastanza benestante, insomma, no? Un minimo di sicurezza economica, la casa è proprio così, insomma, ci si vive anche bene, è scaldata, si mangia tutti i giorni, letto è comodo, non sono neanche proprio da buttare via, ecco. Allora, quindi mi raccomando, se una donna si riconosce, per favore mi scriva, mi telefoni, mi contatti, insomma, si faccia viva, faccia sapere che esiste. Qual è la caratteristica che più cerco in una donna? A questo punto, con l'esperienza che mi sono fatto anche durante la vita, è quella che sia equilibrata. Trovare una donna equilibrata non è facile, secondo me, perché poi ho provato anche a rappresentarmi come dovrebbe essere una donna equilibrata. Intanto, non deve fumare. Deve bere quanto basta, molto poco ai pasti, insomma, ma non deve essere una bevitrice, insomma, né una che si fa di altre sostanze, insomma, no, ci siamo capiti. Né una donna che sia ossessionata da qualche problema fisico particolare, che non sia ossessionata dal sonno, che non sia troppo preoccupata per le sue funzioni intestinali, perché poi l'intestino, insomma, anche se per 2 giorni non si va, insomma, non succede niente. Che non tema di rimanere incinta anche dopo qualche anno che è in menopausa. Che non dorma con cani, gatti e magari anche altri animali sul letto. E possibilmente che non faccia in modo che anche il compagno, insomma, quello che condivida il suo letto o che potrebbe condividere il suo letto, non debba ospitare in questo letto cani, gatti o altri animali, che abbia un concetto di se stessa tale da non pensare che
il mio unico scopo sia quello di portarla a letto. Una donna che se viaggiamo insieme, magari anche in automobile, durante tutto il viaggio non stia al cellulare a conversare con le amiche o con chi altro finché è con me. E quindi mi piacerebbe che magari nei momenti in cui si sta insieme si potesse spegnere il cellulare, per esempio, che non abbia una casa, che sia, come dire, una galleria fotografica di tutte le sue foto, in tutte le posizioni diverse, con tutti i vestiti diversi, con gli abbigliamenti, eccetera, insomma, ma che abbia una casa che sia la galleria fotografica di se stessa. Non mi piace. Una donna che non disdica, che non la dia buca agli appuntamenti, oppure quando si decide insieme di fare qualcosa, che non trovi falsi pretesti per poi cambiare idea all'ultimo momento. Una donna che magari a 50 anni o giù di lì, insomma, un po' più, un po' meno, insomma, no. Questa è l'età, insomma, in cui mi orienterei, se qualcuna volesse approfittarne. Che intorno a questa età non sia ancora dipendente dal papà e dalla mamma, ai quali magari chiedere il permesso di uscire e che nel caso abbia figli magari abbia a modo suo sciolto il cordone ombelicale che la legava con questi figli. È chiaro che poi i figli rimangono una presenza, ma insomma un conto è una presenza, un conto sono i figli che ti stanno o ai quali stai con il fiato addosso tutti i giorni, una donna che non passi tutto il giorno in Facebook, che non posti su Facebook qualsiasi cosa privata o qualsiasi banalità che le possa accadere durante la giornata, che non pensi che io sia l'uomo della sua vita. Potrei essere un felice incontro, una buona conoscenza, un buon amico, magari anche di più, non l'uomo della sua vita, un uomo, un buon uomo, magari il migliore che ha conosciuto, ma non l'uomo della sua vita. Una donna che non si faccia illusioni, che attraverso di me cambierà il suo destino, non metta in rete qui c'è nebbia da voi che tempo fa. Una donna che non parli di politica, quando non conosce abbastanza i temi di cui parla, che non sia né clericale né anticlericale, che non sia ossessiva nella cura del proprio corpo, né per le proprie prestazioni fisiche, atletiche, muscolari. Una donna che possibilmente ami la musica, ma lo dimostri nei fatti, non lo dica soltanto a parole, che pensi al presente, pur guardando magari al futuro, che non si aspetti da me una sistemazione, un posto di lavoro o qualche altro favore di qualche altro tipo, magari la sicurezza di avere un medico sotto mano, cose che non posso fare. Una donna che sappia godere anche delle cose fortunate che possano accadermi e con la quale ovviamente condividere ugualmente questa cosa, che mi faccia godere delle cose fortunate che possano accadere a lei. E le cose buone che ti possono capitare nella vita, che a volte è necessario, hai voglia di condividere come le cose tristi. Una donna che ami guardare dei film insieme, magari stando seduti in poltrona. Una donna che non mi stia col fiato addosso, col fiato sul collo, che non controlli tutto quello che faccio e che non mi costringa a delle ritualità. Una donna che mi lasci prendere l'iniziativa, una donna che mi porti il caffè. Beh, sarebbe bello avere anche una donna che ti fa sentire unico, come avere una donna che sia unica per te, una donna che non faccia rivivere in me tutte le sue precedenti delusioni amorose, e che quindi non sia prevenuta fin dall'inizio, ma che si affidi possibilmente, che possa avere la speranza che qualcosa di diverso ci può essere
e non la conferma ad ogni minimo dissidio che in realtà lei è la vittima di tutti gli uomini e che tutti gli uomini non possono essere che tali e che tutti gli uomini vogliono approfittarsi di lei. Una donna che mi sappia dare fiducia. Perché a questa età, naturalmente, viviamo una situazione complessa, tutti quanti. L'importante è all'interno della complessità aver fatto chiarezza. Ma la complessità non la possiamo rimuovere, mentre chiarezza alle cose la possiamo dare. Una donna che sia, almeno a casa propria, sufficientemente ordinata, anche se non maniaca dell'ordine, che si veste come piace a lei, come lei si sente bene, non come pensa che potrebbe piacere a me vestendosi in un certo modo. Una donna che non pensi di portarmi a passeggio come si porterebbe a passeggio il proprio cagnolino, che rispetti i miei tempi, come io mi propongo di rispettare i suoi, ovviamente. Una donna che condivida questo pensiero nell'amore. Si desidera troppo, si vuole tutto, si è turbati per niente. Ma senza l'amore, che ci stanno a fare due persone in un letto? Una donna che non sia troppo preoccupata per il denaro e per la vecchiaia incipiente. Tanto da voler fare adesso, tutto in una volta, quel che non ha mai fatto in tutta la sua vita. Una donna che pensi che si può vivere bene una storia d'amore anche se non si è più giovanissimi, una donna che condivida il pensiero che il tempo è la cosa più importante che ci si possa donare reciprocamente. Quindi il proprio tempo, non i regali, i regalini, ecco, il tempo. Il tempo è l'unica cosa, o sicuramente la cosa più importante di noi stessi, che possiamo donare all'altro. Una donna che non mi scavalchi, che non parli al mio posto, insomma, con gli amici, con i conoscenti, ma una donna che sappia con chiarezza quello che vuole, che pensi che si mangia per vivere, ma qualche volta anche mangiare, sapersi far da mangiare, mangiare bene, può essere una cosa importante, oltre che utile. Una donna che non abbia piercing né tatuaggi sul corpo, che non abbia deliri religiosi, salutisti, fobie, episodi maniacali, allucinazioni, paranoie, animaliste, che non si trucchi eccessivamente, che non faccia diete particolari e che quindi curi il suo modo di essere e di stare in maniera sana. Che non abbia deliri mistici o religiosi, che non abbia visto Madonne o che sia stata graziata da qualche miracolo particolare in qualche luogo particolare. Ecco, io avrei finito la lista dei miei desideri. Tutto questo intendo pensare o dire quando uso la parola equilibrato, equilibrata. La giusta dimensione, il giusto mezzo, il giusto modo di sentire. Se qualcuna si riconosce, sente di essere una persona equilibrata e magari sta cercando un uomo, magari piacevole, interessante, di compagnia anche, potendolo, mi telefoni, mi chiami, così. Se poi ha un fisico anche piacevole, la cosa non stona. Io sono quel che sono, mi vedete, insomma, no, quindi non c'è bisogno che mi descriva. Mi pare di aver detto tutto.